30 anni di NBM, com'è cambiata la musica in città? Allora, diciamo che l'interesse per la musica è sempre molto grande, sì, lo era 30 anni fa e lo è anche adesso. Diciamo che per dirlo in poche parole c'è molto meno accademismo e quindi i ragazzi vogliono suonare magari da subito senza studiare quelle cose di teoria che si facevano una volta. È aumentata l'offerta anche di insegnanti, di scuole di musica, eccetera, e questo è assolutamente un bene. Busto comunque è una città della musica, adesso come allora è davvero interessata a questa bellissima arte. E per festeggiare i 30 anni della nuova Busto Musica avete studiato un calendario di concerti ad hoc? Certo, un programma che rispecchia il carattere della nostra scuola. Partiamo dal 20 gennaio con una serata rock and roll e swing, il 16 febbraio Marilyn Anzini e CVC, un concerto di coro, 19 febbraio il Varietà con musiche italiane, il 24 marzo Open Modern Trio con World Music, l'11 maggio con i ragazzi del Centro Diurno Solidarietà Familiare presso il Teatro di Via Dante di Castellanza, musicabile.